Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi, mamma mia, mi sto guardando, sono veramente abbronzata. Scusate, piccola parentesi, ma qui da me dove vivo in Toscana, questi giorni c'è stato un sole pazzesco tipo estate e ho preso il sole, infatti un po' si vede sempre con la protezione 50, mi raccomando. Detto questo, che non interessa niente a nessuno, però mi fa strano perché sono di solito bianca. Non bianca a muro, però sono molto chiara. Mi sto abbronzando, wow! Oggi siamo qui, come avrete detto dal titolo, per provare insieme i prodotti di Banana Beauty. Allora, per me è la prima volta, ne ho visto parlare tantissimo sui social e ho deciso di provarli anch'io. Adesso vi faccio vedere che prodottini ho e appunto andremo a provarli insieme. Innanzitutto li ho già spacchettati, ragazze, non sono una di quelle che conserva il pack, le scatoline, anche perché avevo fatto una breve view su Instagram. Comunque ci sono, la cosa particolare è che ci sono queste scatoline di cartone che si sbucciano tipo a mo' di banana. Detto ciò, i prodotti che ho sono questa tinta labbra nel colore Ladylicious, la matita labbra nel colore Ladylicious, un'altra matita labbra nel colore Carmelita e poi ho questo eyeliner on point perché ha la punta così, non so se vedete, proprio serve proprio per fare i puntini e quindi siccome non ne ho, molto curiosa di provarlo e mi hanno omaggiato poi con questo rossetto nella colorazione Carmelita. Allora, io ne ho sentito parlare veramente bene, soprattutto delle tinte labbra, rossetti, ma anche dei mascara. Una cosa che ci tenevo a specificare di questo marchio, appunto, che non è italiano, ragazze. Se non erro, arriva da Berlino, penso, però prende solo con le pinze, non ne sono sicura. E la cosa che mi ha colpito, appunto, sono che tutti i loro prodotti sono a lunga tenuta, idratanti, cruelty free e vegani, cosa non da poco. E i loro best seller, appunto, come dicevo, sono appunto i prodotti per le labbra e sono molto curiosa, quindi ho semplicemente fatto una base molto veloce, ve la vado a dire perché poi tanto so come la chiedete, quindi vi dico già che ho usato il fondo di Pretty Vulgar proprio perché ho preso più colore, quindi sto andando su fondi che avevo sbagliato, di cui avevo sbagliato di qualche tono il colore o il sottotono e in questo caso è perfetto, ve ne ho già parlato di questo fondo, è favoloso. E il mio nella colorazione Skinny Deep. Come correttore ho utilizzato questi Mulac Dorian Concealer e io ce l'ho nella colorazione 02. Come matita sopracciglia ho utilizzato la mia solita matita di Nabla, la Brow Divine e io ce l'ho nella colorazione Jupiter. Mentre per fare contour questo illuminante stratosferico, ragazze, ho usato lei, che è da un po' che non lo usavo, è della Too Faced e si chiama Pineapple Sun. E mamma, ragazzi, era uscito l'anno scorso, forse verso maggio-giugno. Mamma mia, che bello! È bellissimo sia il bronzer sia l'illuminante, ragazzi, non potete capire. Lo adoro, da subito questo incarnato più caldo, più illuminante, è pazzesco. E niente, tutto qui, quindi continuiamo e direi di partire con le nostre labbra. Adesso ragazzi vi faccio vedere la differenza appunto delle matite. Allora, questa qua è Carmelita. Mentre questa qua è Ladylicious. Così potete capire, vedete, il colore è proprio completamente diverso. Vi faccio vedere anche il rossetto con la tinta labbra. Questo rossetto è Carmelita. Sì, vabbè, l'ho messo sulle nocche, però è un rossetto morbido, ragazze. Come vedete, ha una base rosata, mentre la tinta labbra, che è uguale alla seconda linea di matita che è Ladylicious, ve lo faccio vedere qui, ecco, è
Ecco qui ragazze, vedete i colori, così li potete notare meglio. Carmelita, questo rosato, Lady Licious, questo con una base più marrone. Allora, per prima cosa vado a delineare con Lady Licious, quindi il colore più scuro. Adesso vediamo subito come è applicato poi. Allora, il colore è bellissimo, vedo in fotocamera sembra veramente scuro. Ma è un bellissimo colore. Per curiosità voglio provare anche Carmelita. Ah, ok, vedete, guardate ragazzi, questo qui sotto Carmelita è proprio un colore rosato. Questo è più scuro quasi marrone. Ma proviamo prima, direi Carmelita per rossetto e dopo proviamo la tinta labbra. Allora, ragazzi, scrivenza pazzesca, morbidissimo nella stesura, morbido anche sulle labbra. Penso diventi opaco poi questo rossetto. E è veramente confortevole e, come vedete, è bello coprente. Certo, così l'ho messo con la matita sotto, che non è del suo combo, quindi fa contrasto, però se poi la usate con la matita rimane tutto più omogeneo, ovviamente. Ma adesso proviamo la tinta labbra, di cui sono più curiosa. E la tinta labbra è nello stesso colore della matita di cui ho contornato le labbra, che si chiama Lady Licious, appunto. Raga, ma sa di lampone. Ok ragazze, allora ci metto giusto qualche appunto manciata di secondi ad asciugarsi, perché questo ovviamente è tinta labbra. Sinceramente, a mio gusto personale, mi piace di più questo colore rispetto a Carmelita, che è molto più rosato. Quando lo stendete sembra molto acquoso, sembra quasi di non stendere colore. Infatti vado a dare un'altra passata. Ma non profumo, che è la fine del mondo. Allora ragazze, personalmente preferisco questa colorazione Lady Licious rispetto a Carmelita. Per i miei gusti personali, sulla mia pelle, con il mio sottotono, preferisco questa tipologia di colori e anche la tinta labbra. Quindi assolutamente sì, le matite labbra, mi piacciono un sacco anche le tinte labbra, rossetti sì, sono belli, però Carmelita non mi fa impazzire. Stavo provando questo eyeliner, che appunto, come vi dicevo, si chiama On Point, ha questa punta che vi ho fatto vedere prima, proprio a che serve per fare i punti, quindi non è che è andata a fare la linea da gatta, serve proprio per cose di precisione, e stavo provando a fare quelli
sotto l'occhio così. Ovviamente è molto più comodo perché va subito a stamparsi sulla pelle e dà la forma del pallino. E niente ragazzi, mi sa che questo video è venuto anche molto breve, ma volevo proprio soffermarvi su queste cose. Come vedete non ho mascara, non ho nulla, ma non mi interessava di fare un make up full face, volevo solo farvi vedere questi prodotti di Banana Beauty. Li trovo veramente validi, mi piace un sacco questo colore. E niente ragazzi, io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Thank you.